Ciao ragazzi e ben ritrovati. Oggi Umbin parlerà di Butran, quest'arma dal nome altisonante con una gran bella storia alle spalle. Premetto che ci saranno vari spoiler riguardanti la fazione dei compagni, quindi se non avete avuto ancora modo di avere a che fare con questo gruppo o se comunque questa cosa per voi potrebbe rivelarsi un problema, vi dico io stesso di cambiare aria. Per tutti gli altri, prego. Partiamo dal principio. Primissima cosa da fare: Whitran, andare a Jorvaskol e parlare con il capo dei compagni. Insomma, iniziare il nostro cammino all'interno di questa fazione. Cosa che possiamo fare già dalle primissime fasi di gioco. Ecco, io in questo momento ho completato soltanto una quest e mi reco proprio da Kodlak Biancomanto. L'arma è strettamente collegata al personaggio che ho qua davanti a me, non tanto alla sua vita, ma quanto alla sua morte. Perché dopo le varie peripezie che vanno a comporre la storyline dei compagni, le varie quest, si arriva a quella finale, al finale di questa fazione, chiamato Gloria ai Morti. L'arma la otterremo proprio in quella occasione, dopo il suo funerale. Vediamo come. Hai ancora i frammenti di Vutrad? Dovrò prepararli per rimontarli. Eh sì, proprio i frammenti, perché l'ascia, che originariamente era brandita da Isgromor, celeberrimo capo dei 500 compagni, fu poi distrutta e ridotta in frammenti, molti dei quali furono poi ritrovati proprio qui a Jorvaskol, nella sede dei compagni. Ora andiamo a restituire ad Urland i frammenti che c'erano stati precedentemente rubati nella quest chiamata Adorata Vendetta, la quest prima del finale. E poi ne andiamo a prenderne un altro. Non servono troppe cerimonie con me, fanciulla. Ovviamente ho un piccolo favore da chiederti. C'è un altro frammento che Kodlak ha tenuto sempre vicino a sé. Si trova nelle sue stanze. Andresti lì a prenderlo? Non credo di essere la persona più adatta per rovistare tra le sue cose. Ecco, proprio questo. Grazie. Mi troverai qui. E il frammento si trova proprio qui a Jorvaskol, come abbiamo appena sentito. Possiamo tornare così da Urland, una volta recuperati tutti i frammenti, in modo che lui possa riforgiare nuovamente la mitica Vutrad. Sei di nuovo qui? Grazie. I tuoi fratelli di scudo si trovano nella forgia terrena. Credo ti stiano aspettando. L'arma la otterremo proprio qua sotto, nella forgia terrena. Esistevano solo nei racconti e gli elfi un tempo regnavano su Skyrim. Solo perché qualcosa è non significa che debba esserlo. La lama è un'arma, uno strumento. Gli strumenti si possono rompere e riparare. Davvero? Hai riparato la lama? Questa è la prima volta che ho recuperato tutti i pezzi grazie alla nostra sorella di scudo qui. Le fiamme di un eroe possono riforgiare ciò che è andato distrutto. Le fiamme di Kodlak alimenteranno la rinascita di Vutrad. E ora aspetterà a te incontrarlo ancora una volta. Avendo tu recuperato i frammenti, credo ti spetti l'onore di portare Vutrad in battaglia. Voi altri preparatevi a raggiungere la tomba di Isgramor per Kodlak. L'ascia è ora nostra, ma non è finita. Non è finita perché, seppur possiamo usarla appena dopo Urland ce la dona alla forgia terrena, ci servirà per aprirci un varco in modo da poter arrivare alla cripta, qui alla tomba di Isgramor. Riporta Vutrad a Isgramor. Dovrebbe aprirti la strada. In modo da poter completare il finale dei compagni. Quindi l'appoggiamo momentaneamente lì. Il varco si apre e noi ce la riprendiamo. Ora sarà ufficialmente nostra per sempre. Questa è la nostra bella Vutrad, un bel valore tondo tondo di 2000, un bel peso di 25, una poderosa ascia a due mani e diciamo anche un bel danno di 61, anche se quello è e quello rimarrà. Ossia, possiamo migliorarlo grazie ai perk, agli incantamenti relativi alle armi a due mani, ma non possiamo migliorare l'arma alla mola, quindi con i lingotti non facciamo un bel nulla. Letale, in particolare per gli elfi. Questo è il perk originale, curioso, sicuramente particolare,
Però, leggendo la parola letale, a me verrebbe in mente che agli elfi procuriamo un danno spropositato. No, non è così. È un danno maggiorato del 20%. Ok? Ci tengo a precisare che il danno base dell'arma è ben più basso di questo 61. Io ho un'abilità medio-alta relativa alle armi due mani e un danno maggiorato al momento dell'80%. Quindi facendo due calcoli credo che potremmo attestarlo sui 24, 25, 26. Siamo lì. A livello estetico, quest'ascia d'ebano, perché d'ebano è fatta, è a mio avviso molto interessante. Mi ricorda una farfalla, o meglio le ali di una farfalla, e da soli ne capite il perché. Al centro è raffigurato un volto, non so se tutti ve ne siete accorti, e a me fa tornare alla mente l'urlo di Munch, la fantastica opera, il fantastico dipinto di fine 800 che immagino tutti conoscerete, che peraltro personalmente adoro. Ho notato un particolare curioso riguardo a Wutrath che non avevo ancora notato con nessun'altra arma in mio possesso. I danni aumentano di 12 punti, diciamo di un 20% in questo modo, giocando con il tasto equipaggia e preferito. Ora 61, metto preferito, vanno a 73. Tolgo equipaggia, tolgo preferito, torno a 61. Metto preferito, rimangono così. Rimetto equipaggia, rimangono così. Tolgo equipaggia, vanno a 73. Tolgo preferito, 61, equipaggia. Preferito, 73. Insomma, aumentati i danni giocando un po' con il preferito e il tasto equipaggia. Curioso, no? E c'è un'altra particolarità riguardante Wutrath, la più importante. Ossia che può avere un doppio incantamento, un altro oltre a quello già presente. Non lo vedremo lì, scritto assieme a letale in particolare per gli elfi, ma ci sarà a tutti gli effetti. Proviamo, facciamo una Wutrath con danno da fuoco. Vedete già, cambia il colore. Ecco qua, abbiamo fatto una Wutrath con danno da fuoco, oltre al danno maggiorato verso gli elfi. Guarda un po' che sorpresa! Cosa sta? Ora dobbiamo cavarcela in questo bel gruppo, gruppone anzi, di banditi. E una. E due! Ora basta! E tre! Se ti avrò ucciso sarà molto più facile. Questa è la tua fine. E quattro! Chi manca? Finiti? Quello era il quinto. Ma guarda un po' che se... Cos'è stato? Ti ho trovato. E lì rimani.
Se si parla di elfi, non si può non parlare di Falmer. Vutrath sarà particolarmente indicata per questo orripilante genere di nemici. Ma dove volevi andare? E considerando che sono ciechi come una talpa, riusciremo anche spesso e volentieri a prenderli alla sprovvista. Ma giocato a fare il giro tondo con un Falmer? Io sì. E questa era Vutrath all'opera. La tagliateste. Si conclude qua, all'interno della Forgia Celeste, dove Vutrath è stata forgiata, questa 16ª puntata. Abbiamo parlato di una delle migliori armi, senza dubbio, viste sin qui, e credo, in linea di massima, di una delle migliori armi che vedremo in questa serie. Serie alla quale tengo in modo particolare. Sia chiaro, non che le altre non ci tenga, anzi, ma questa in particolar modo. Quindi, se anche voi pensate che le mie varie ore spese per creare la puntata siano valse a qualcosa, per creare questa, per creare quelle precedenti e soprattutto quelle future, datemi una piccola mano per far conoscere maggiormente questa serie. Sempre se vi va, altrimenti, amici qui di prima, io vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata. Bye bye.